trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana. In attesa che l'organo legislativo si riunisca ancora una volta per una nuova seduta la prossima settimana, è stata la settimana del lavoro in commissione. Partiamo dalla sanità, dove i commissari del Consiglio hanno ascoltato sul fronte dei vaccini la versione dell'assessore Bezzini. La Commissione Sanità ha ascoltato l'assessore al diritto alla salute della Giunta regionale Simone Bezzini in audizione in merito all'emergenza Covid e alla campagna vaccinale in atto. Un incontro che si ripeterà da adesso in poi con cadenza settimanale. Bezzini, ammettendo anche alcuni errori, ha comunicato che la Toscana supererà le 650.000 somministrazioni, rimanendo sopra la media nazionale. In Commissione abbiamo audito l'assessore Bezzini, che ha fatto una disamina completa dell'organizzazione vaccinale, evidenziando quelli che sono gli elementi di forza del sistema e quelle che sono state le criticità sugli over 80 e sulla prenotazione degli estremamente fragili, rivendicando con forza però il canale organizzativo dei medici di medicina generale, che permetterà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi di recuperare tanti vaccini e di poter quindi accelerare sulla campagna vaccinale. Abbiamo deciso insieme di stabilire da questa settimana in poi un appuntamento settimanale. Questo ci è sembrato l'atteggiamento corretto, un atteggiamento di umiltà, di capacità di lavoro e di analisi, evidenziando anche che la principale criticità è che noi ancora non sappiamo quali e quanti vaccini arriveranno nel mese di aprile, e quindi è difficile davvero fare programmazione se non si sa neanche quello che è l'elemento fondamentale, cioè l'effettiva disponibilità di vaccini per i nostri cittadini. Non soddisfatte dell'audizione, le opposizioni Lega Fratelli d'Italia arrivano a chiedere un passo indietro da parte dell'assessore. L'assessore Bezzini umanamente è una persona squisita, questo però non mi esime da fare delle valutazioni politiche. Ieri in Commissione Sanità lui ci ha detto che non è in grado di darci risposte esaustive per quel che riguarda quanti vaccini arriveranno, quando arriveranno, come saranno somministrati per nessuna delle tre fasce di vaccini, e questo ovviamente mette ansia anche a noi addetti ai lavori, perché anziché essere tranquillizzante ci ha creato un problema. Se noi pensiamo poi che il portale ha indispettito fino alla disperazione specialmente le persone fragili e anziane, un portale che non è efficace né dal punto di vista informatico né dal punto di vista delle informazioni, quindi veramente possiamo dire che si sta navigando a vista. Tra le file della maggioranza sul fronte dei vaccini agli over 80 si chiede di fare di più anche da parte del gruppo di Italia Viva. Serve recuperare quanto prima quello che è la vaccinazione degli over 80, che è l'elemento più fragile. Ho detto più volte i fragili tra i facili, abbiamo chiesto discussione in Consiglio regionale, abbiamo chiesto una verifica dell'attività svolta dall'assessorato alla sanità. Bene che ci sia l'intervento della protezione civile, serve adesso che questo cambiamento produca i suoi effetti, serve dare un'applicazione puntuale delle norme, i fragili, le persone più fragili, tra i fragili devono essere vaccinate quanto prima, perché sono loro che sono quelle più vulnerabili insieme ai fragili. Noi queste battaglie le abbiamo fatte, lo stiamo dicendo da mesi, abbiamo messo sul piatto le nostre proposte, qualcosa è stato raccolto, chiediamo di fare di più, vogliamo essere messi nelle condizioni di giudicare, di sostenere il governo regionale solamente se queste cose vengono fatte. Questa è la nostra libertà di coscienza, il modo in cui stiamo in maggioranza, non vogliamo dire che le cose vanno bene per forza o difendersi dentro le cose che sono indifendibili, qualcosa non ha funzionato. Il Movimento 5 Stelle ritiene necessaria la costituzione di una commissione d'inchiesta dedicata alla gestione dei vaccini. Io continuo a sostenerla, vedremo nella prossima seduta se riusciremo a trovarle, è la cosa migliore per tutti quanti, è il contenitore migliore in cui dibattere questo argomento senza perdere dei passaggi importanti e farlo nel modo istituzionalmente più corretto. La pandemia ha costretto alla chiusura molti uffici postali, specie nelle zone periferiche della Toscana, la Commissione Affari Istituzionali si è mossa.
L'assessore Stefano Cioffo, in audizione in Commissione Affari Istituzionali, è stato sentito in merito ai rapporti, le relazioni, i servizi e i disservizi con Poste Italiane. L'approccio inedito al fenomeno della pandemia ha determinato in Toscana e in altre regioni la chiusura di più di 1000 uffici postali. Sulle problematiche più specifiche del servizio postale nelle aree marginali della nostra regione sono stati convocati in audizione dal Presidente della Commissione Giacomo Bugliani e anche i dirigenti di Poste Paolo Pinzani, responsabile delle relazioni istituzionali con l'area toscana Umbria, Marche, Emilia Romagna, accompagnato da Giovanni Zunino e Serena Di Santo. Si considera che nelle regioni centrali d'Italia sono stati chiusi a seguito della pandemia quasi 1190 uffici postali. Con il tempo però diversi di questi uffici sono stati aperti in Toscana, circa 350 uffici postali sono stati aperti dopo una fase iniziale di difficoltà, ad oggi ci sono soltanto un centinaio di uffici postali disseminati nel territorio regionale che ancora presentano delle criticità o che sono comunque aperti ad orario ridotto, considerando anche che una serie di dipendenti non esigua è risultata positiva al Covid e questo ha comportato una riduzione degli orari di disponibilità degli uffici stessi. Tuttavia c'è stata una presa di coscienza molto forte da parte di tutti i consiglieri regionali e di tutte le forze politiche rappresentate in commissione circa lo sforzo che le istituzioni hanno fatto per garantire al meglio il servizio, ma lo sforzo anche che Poste Italiane ha fatto per poter garantire un servizio efficiente ai cittadini. Ho più volte portato il tema della razionalizzazione della società e della riorganizzazione in consiglio regionale, un piano di riorganizzazione che purtroppo si traduce in una serie di tagli e di disservizi per i territori che si sono veramente diventati più acuti durante la pandemia. Oggi sappiamo che rimangono 100 uffici postali a mezzo servizio con provvedimenti di parziale riapertura e un ufficio che rimane totalmente chiuso, quello di Monte San Savino. Continueremo a monitorare la situazione perché in molte vallate e per molte frazioni l'ufficio postale è probabilmente l'unico presidio del territorio. Con il mese di marzo sono stati riaperti 15 uffici postali in giro per la Toscana, stando ai dati che ci hanno fornito ieri i dirigenti di Poste Italiane, ascoltati in Consiglio regionale in prima commissione. A questi 15 si devono sommare gli 84 uffici postali che, sempre secondo Poste, sarebbero stati riaperti tra gennaio e febbraio. In pratica, circa un centinaio di uffici chiusi a causa della pandemia sarebbero stati riaperti. Il dato però non è dei più confortanti, anche perché ce ne sono altrettanti, circa un altro centinaio, che non solo non sono stati ad oggi riaperti, ma che con buona probabilità non saranno più riaperti, o perlomeno non saranno riaperti come le persone erano abituate a conoscerli prima della pandemia, perché saranno riaperti a orari ridotti o magari con turni di apertura alla settimana. E pensate che nelle aree periferiche questo è un danno enorme, perché l'ufficio postale non è soltanto il luogo in cui si va a spedire una raccomandata, ma è un vero e proprio presidio di socialità. E tante aree, ovviamente le più marginali della Toscana, resteranno dunque senza ufficio postale. A questo non c'è stata fornita una risposta. Avvia l'iter in Consiglio regionale per una legge di tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali. Al via l'iter per una legge a tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, lo ha annunciato il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, presenziando ad una mobilitazione dei riders a Firenze. La normativa sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Capigruppo e della Commissione Sanità. Sarà avanzata anche una proposta di legge al Parlamento per sollecitare una normativa nazionale in materia.
è un impegno che noi abbiamo preso qualche settimana fa, cioè dare voce a chi ha meno voce, dare più diritti a chi oggi diritti non ne ha. Cosa possiamo fare noi come regione, ma non solo per i rider, ma per tutte le piattaforme digitali? Noi possiamo mettere in piedi una normativa che dia risposte in temi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi un algoritmo guida i tempi di consegna, un algoritmo ci dice in che direzione possiamo andare, come, cosa possiamo fare. Ecco, noi quell'algoritmo vogliamo superarlo e dare tutte le risposte che servono alle cittadine, ai lavoratori che oggi vivono un grande problema di sicurezza. Avete visto le morti che ci sono state sul lavoro, e noi come regione faremo questo, e in più manderemo una PDL, una proposta di legge al governo, al Parlamento, in cui diremo sostanzialmente di modulare nuovi contratti di lavoro, di definire maternità, ferie, tutto quello che oggi queste ragazze e questi ragazzi non hanno. È una legge di dignità. Uno dei settori più colpiti dall'esito e dagli effetti della pandemia, quello sciistico, il quadro in commissione aree interne. Un focus sui problemi degli impianti sciistici in Toscana a seguito della pandemia è quello che si è svolto nella Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Regione. La Commissione ha ascoltato l'assessore regionale all'economia e al turismo Leonardo Marras, i sindaci dei comuni di Abetone Cutigliano, Abbadia San Salvatore, Careggine, Castiglione di Garfagnana e i rappresentanti delle categorie economiche. ANEF e Federfuni hanno riportato un quadro drammatico. In commissione area interna abbiamo fatto il punto della situazione assieme ai comuni sede di impianto sciistico in Toscana e ai rappresentanti dell'associazione di categoria. È la seconda stagione che di fatto viene compromessa dalla pandemia da Covid-19. Chiaramente quindi in questi territori ricompresi in aree interne, quindi già soggetti a fenomeni di spopolamento, la situazione a seguito di questo doppio blocco della stagione sciistica è ancora più serio, perché gli sport invernali sono anche una grande fonte di reddito in questi territori. Abbiamo quindi con i comuni e i rappresentanti dell'associazione di categoria fatto alcune valutazioni rispetto al decreto sostegni. La prima versione è chiaramente insoddisfacente per le stazioni sciistiche della nostra regione. L'assessore Marras, presente all'audizione, ha dato conto del lavoro che la regione sta facendo all'interno della conferenza Stato-Regioni. Noi lo supporteremo perché chiaramente questo tema è un tema rilevante. Io mi sono attivata con i parlamentari del territorio della provincia di Pistoia, l'onorevole Carrara e il senatore Vescovi, per portarli a conoscenza delle problematiche inerenti alle stazioni sciistiche della nostra regione e per farsi portavoce presso i ministri della Lega per far sì che questo decreto venga in qualche modo modificato. Potrebbero essere ripartiti i fondi magari in tre modi diversi: uno per le regioni a statuto ordinario delle zone alpine, uno per le regioni a statuto speciale delle zone alpine e infine per le regioni appenniniche come la nostra. Questo perché le nostre zone montane sciistiche hanno bisogno forse più delle altre di risorse, perché se qui le attività chiudono è per sempre e il problema riguarda tutta la regione, perché lo spopolamento di quelle zone andrebbe a ricadere su tutti i toscani. Per questo numero di Toscana Parlamento ci fermiamo qui, l'appuntamento è alla prossima settimana.